Sono le 10:21 e non è mercoledì se non ci regaliamo e non vi regaliamo un po' di musica. E quindi andiamo, perché già vediamo un pianoforte a bordo del quale c'è Corrado Neri, a cui diamo il buongiorno e il benvenuto nel nostro studio. Grazie infinite, buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, sei giovanissimo, questo è innegabile, e in realtà già tanta esperienza, già tanti successi all'attivo. Tra l'altro io ho il tuo ultimo album, ma facciamo un passo indietro. Questo pianoforte tu ci nasci praticamente, eri piccolissimo e già iniziavi a muovere le ditine su un pianoforte forse più grande di te. Assolutamente sì, avevo circa 4 anni e mezzo. La mia nonna, che saluto tantissimo, Giuseppina, che tra l'altro ci guarda sempre, esatto, quindi la salutiamo, esatto, anche noi, a nonna Giuseppina. Ciao nonna Giuseppina. E mia nonna vide, insomma, che avevo questa propensione per lo spettacolo, semplicemente perché appunto ero attirato dalla musica, dalla televisione, e quindi decise appunto di portarmi dal maestro di pianoforte, e da lì è stata una lunga storia d'amore. Storia d'amore che continua fortunatamente, e poi diciamo si è sancita ancora di più attraverso gli studi, prima a Catania, studi che poi ti portano a Milano e entrare anche in contatto con una realtà davvero molto particolare, che è quella di Casa Verdi. Esatto, è stata una delle più belle esperienze della mia vita. Nel 2016 sono entrato diciamo nello studentato di questa casa di riposo per anziani musicisti, e dice: ma un ragazzo che c'entra? Una delle cose più belle che hanno inserito negli ultimi anni è quella di uno studentato, quindi pochi posti riservati agli studenti del conservatorio. È la cosa più interessante in assoluta, diciamo, proprio questa convivenza tra anziani musicisti e giovani leve. Quindi questo interscambio ha significato veramente tanto per la mia crescita personale e, diciamo, di formazione anche professionale, no? Il tuo accento però, diciamo, fa scorgere da quale, diciamo, posto d'Italia. Non l'ho nascosto bene, non l'hai nascosto bene per niente. E anzi, ti chiediamo a maggior ragione di utilizzarlo, perché adesso ci farai ascoltare un'Ave Maria siciliana al pianoforte e voce. Corrado Neri, a te. Corrado Neri, e ci lascia
noi qua zitti zitti senza parole a farci piccini piccini, riscritta e reinterpretata da te, un'Ave Maria siciliana, e già dice anche tanto di te come artista, della tua anche sviluppo dell'introspezione, insomma della riflessione. Riflessione che tra l'altro ti caratterizza anche in un altro momento che abbiamo vissuto tutti quanti, che è quello del lockdown, che ti riporta un po' in terra di Sicilia, in particolar modo in un luogo che è Zafferana Etnea, immerso nella natura, e tu immerso in questa natura a pensare, a riflettere e a scrivere in qualche modo. Esatto, nel primo lockdown, diciamo della pandemia, ho subito realizzato quello che stava per succedere, diciamo così, al mio futuro artistico, insomma alla carriera, per cui ho veramente sofferto parecchio sin dal primo giorno. Fortuna vuole che la mia fidanzata appunto abita a Zafferana Etnea, per cui non appena c'è stato il primo via libera ho cominciato a girare per i sentieri dell'Etna, e in tutta l'estate circa ho percorso un migliaio di chilometri vedendo luoghi incredibili, incantati, che io assolutamente sottovalutavo e non pensavo potessero esserci in Sicilia. Un'esperienza meravigliosa, insomma qui ci sono dei miei amici, Fabio, Corrado, Dario, insomma un'esperienza veramente incredibile che alla fine di questo percorso, insomma verso la fine dell'estate, ha fatto nascere una canzone che io considero un po' il mio, diciamo così, un po' testamento di quel periodo e anche uno spartiacque. Da quel momento appunto ho deciso di recuperare un po' anche la genuinità, la spontaneità di quella, diciamo, che proprio deriva dalla terra, no? Quindi spogliarmi un po' da tutte le sovrastrutture per essere sincero, genuino e collegare dita, testa e cuore, insomma. Guarda, ci hai talmente incuriosito che a questo punto non ti possiamo far altro che chiederti di eseguirci Etnea. Prego. Grazie. E vai fora, volissi che bruciassi dentro con lo fuoco di l'artista che bello munci o cori di poesia. Volissi che ettassi in terra costruzioni, morti e guerra, sparare fumo fino in Tunisia. In un mondo altro con questo pezzo, qualche parola l'ho percepita, non sono proprio siciliano io, diciamo, no. Però qualche parola l'ho percepita. Ci vuoi spiegare un pochino il testo? Assolutamente, insomma, che cosa racconta? Il brano inizia dicendo: susitivi a mattina e ghitivi a fare una passiata. Prima cosa, a
alzatevi la mattina e andate a farvi una passeggiata. È un po' quello che cercavo io in quel periodo, no? Un ricontatto con la natura. Ma la cosa interessante, vabbè, diciamo che le prime strofe parlano di questo, un po' descrivo il paesaggio, descrivo l'ambiente, ma la parte più vicina a quello che sentivo è quella del finale, in cui dico vorrei ritornare a essere vivo come il vulcano, no? Un po' come la lava che esce dal vulcano e, diciamo, non si cura di niente, va incontro a tutto e a volte appunto ci passa anche sopra. E vorrei essere libero, diciamo, pieno di questo fuoco dell'artista, e vorrei sputare fumo fino in Tunisia, cioè essere libero, superare le barriere, insomma, anche del, diciamo, che ci possiamo creare durante la nostra vita. Questo ci porta anche al tuo essere in realtà un artista a 360 gradi. Di solito il pianoforte va verso la musica classica, in automatico. Anche le immagini che scorrono alle nostre spalle ci portano a questo bellissimo pianoforte a coda, ai teatri, al classico per eccellenza. Invece con questa canzone, con Etnea, con quella che ascolteremo tra poco, anche con l'omaggio che hai voluto fare a Battiato, anche perché questa Etnea di fatto in qualche modo è anche un omaggio a Battiato. Una delle cose più belle è proprio questa, che diciamo che senza accorgermene camminavo sui sentieri a 5 minuti da casa di Battiato, e vi posso assicurare che quella zona, la zona dell'Etna Est, è veramente meravigliosa. E questo, dicevamo, ti avvicina anche alla musica che non è solo per forza classica, ma può essere anche vissuta, anche la musica classica può essere vissuta da tutti quotidianamente, e viceversa la musica popolare può essere elevata ai grandi teatri, ai grandi concerti. Esatto, il grande maestro Nicola Piovani mi colpì una volta, disse una cosa meravigliosa a Sanremo, disse che la musica classica vicina al cuore delle persone diventa popolare, e la musica popolare fatta bene diventa classica. Quindi questa cosa ci fa capire che fondamentalmente forse la musica classica non è un genere. E a questo proposito noi ti vogliamo invitare a darci un altro regalo. Ed è un regalo che non fai solo a noi e a voi che ci seguite, ma anche a Modugno. E questa è Lu Tambureddu, la pizzica di Modugno. Prego, Corrado. E compari, venite, corri, ballamo la pizzica, pizzica. E quando fuori chioppi curusuli, si dice che la burpi si marinda, ed è su di lui arcobaleno, e ballamo la pizzica, 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 yes, puntatelo sugli compari, compari, venite, yes, puntatelo sugli compari, compari, corriti, ballamo la pizzica, 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 in te farei una domanda molto lunga per fargli prendere fiato, poverino, cioè continuiamo a parlare in modo che riprenda fiato Corrado. No, ma io mi domando, cioè la mattina, tutti i giorni alle 7:30 vorrei avere un Corrado qua che ci dà la carica mattutina, però per farti prendere tempo vogliamo far vedere il tuo ultimo lavoro, eccolo qua, nei replays, che dove tra l'altro appunto c'è l'ispirazione che arriva da Morricone, da Rota, da Bacalov, da te stesso poi. Sì. Ci sono anche delle. Hai ripreso fiato, puoi parlare, sì? Assolutamente. Okay. Assolutamente è un disco, diciamo, multigenere, però fondamentalmente viene tutto un po' dalla musica da film.
Oltre a esserci appunto musica di Rota, Bacalov e Morricone, ci sono anche due mie composizioni. E un foglio? Sì. Che è quello che io ho estratto, esatto. Per chi ci sta guardando da casa ha visto che io ho tirato fuori da questo disco un foglio bianco con dei puntini neri, perché in realtà è un foglio piantabile. Esatto, è carta seminabile, tutta diciamo così l'ideologia di questo diciamo disco è un'ideologia eco-green. Quindi abbiamo utilizzato materiali riciclabili e insieme a questa azienda leader nel settore in Sicilia, che è appunto Medea, che ringrazio tantissimo e che saluto affettuosamente, abbiamo deciso appunto anche di mettere un simbolo di vita e quindi questa carta seminabile che può essere piantata dalla quale germogliano dei bellissimi fiori colorati che poi vengono anche un po' ripresi dal grammofono che c'è in copertina. Allora, ci hai proposto l'Ave Maria siciliana, quindi ti vediamo con la musica sacra, ti immaginiamo girare in solitaria per Zafferana Etnea, ma è vero che nella vita e nella vita professionale ci sono dei compagni di viaggio. Allora, di questi compagni di viaggio ce ne sono due che hanno qualcosa da dirti. Vediamoli insieme? Sì. Saluto agli amici in ascolto e soprattutto un saluto a Corrado Neri, che è un pianista acrobatico ed anche una voce incredibile. E insieme fanno di ogni loro momento dello spettacolo. Ciao. Voglio salutare tutti i telespettatori di TV 2000 e soprattutto voglio salutare mio amico Corrado Neri. Lo voglio tanto bene e spero che stia ascoltando con grande talento questo ragazzo. E buon Natale. Erano Mario Luzzato Pegit e Garrison, che tra l'altro insieme a te partecipa alla bonus track di Neri Place, appunto il disco che abbiamo visto, con una canzone stupenda, Smile. Esatto. Questo disco nasce da un film, da un concerto che poi diverrà film concerto, infatti c'è anche un QR code che collega a questo film concerto che verrà pubblicato sulla mia pagina YouTube a gennaio. E quindi proprio c'è stato un concerto lo scorso anno, esattamente un anno fa, nel quale era presente Garrison, che saluto tantissimo e che ringrazio per questo video messaggio meraviglioso. E oltre a presentare e oltre a ballare, sappiamo che tu sei un bravissimo ballerino e coreografo, è anche un bravo cantante e io gli auguro tanto successo anche su questa strada. E noi auguriamo a te tanto successo, che ti porti come il fumo del vulcano non solo in Tunisia ma oltre la Tunisia. Grazie, che grazie. Possa andare avanti per espandere tutta la voglia, il talento, tutta l'energia che hai dentro. Grazie Corrado Neri per essere stato con noi. Grazie infinite a voi e tanti saluti a casa. Noi ce ne andiamo, e a nonna Giuseppina, che nonna non Giuseppina, che anche Margherita. Margherita Asta, come no, esatto. Che ci guarda sempre. Ciao Margherita. Ce ne andiamo in pubblicità, ma rimanete con noi, perché non è mercoledì se non vengono i coniugi Laurenzi e con il colonnello faremo un esperimento da non perdere. Pubblicità.